a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo a fare più o meno una piccola disamina sulle prove libere 1 e 2 del Gran Premio di Silverstone. Prove libere sconcertanti, perlomeno per la Ferrari, ragazzi. Sconcertanti. Permettetemi di dire che, anzi, quello che abbiamo visto era quello che ogni tifoso, secondo me, non voleva vedere. E ne parliamo fra poco. Una Red Bull in forma, una McLaren molto in palla. Secondo me la Red Bull, come al solito, si è nascosta, anche se già si sente in giro vociferare. Altra crisi Red Bull. Questi stanno talmente in crisi che hanno vinto praticamente quasi tutte le gare. Pensa un po' tu quanto stanno in crisi. E di base, ragazzi, una McLaren molto pimpante, anche se c'è Norris che non mi ha fatto piacere, ora ne parliamo. Come al solito, l'invito è quello di iscrivervi a tutti i miei canali. Se volete, lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza e c'è l'aiuto al canale. Trovate tutto in descrizione. Soprattutto ci sono i giochi scontati, c'è la possibilità di partecipare all'estrazione di un gioco gratuito, trovate anche là tutto in descrizione, e c'è il mio canale delle offerte dove metto le offerte migliori di tutti i siti che mi possono interessare. Allora ragazzi, partiamo subito col dire che prove libere, la pista era fredda, non c'è stato tanto sole, anzi non c'è stato praticamente per niente, rischio pioggia, pioggia che poi si è palesata effettivamente alla fine delle prove libere 2. Cosa hanno detto queste libere? McLaren c'è con tutti e due i piloti. Quello che vi avevo detto già ieri. McLaren è forte, è una macchina che ha anche qualche piccola imperfezione, ma di venerdì ci può stare. Ma diciamo ragazzi che sia nel giro veloce che nel passo gara ha avuto veramente un ritmo forsennato. Norris è in forma e sulla pista di casa, macchina di casa, secondo me avrà delle motivazioni a 100 per fare una grandissima gara. Abbiamo visto anche un Piastri pimpante. Problema nelle prove libere 1, poi nelle libere 2 comunque, anche se distaccato da Norris, ha fatto delle ottime prestazioni. Ragazzi, la McLaren, come vi ho detto, c'è. Sta là, è a ridosso della Red Bull. Se la Red Bull sbaglia qualcosa, te la ritrovi a battagliare per la vittoria. Non sono assolutamente d'accordo con quanto accaduto su Norris. Non ho capito perché ha fatto retromarcia. Io capisco che i piloti hanno pure gente dietro che gli fa pressioni per non creare casini, per evitare bordelli. Però, ragazzi, Norris, quello che ha detto, ha fatto bene a dirlo. Bisogna redarguire Verstappen perché se no ne esce ancora più forte. Mi ha fatto ridere l'omertà di tutti i piloti. Cito uno, Leclerc, che fino a Las Vegas 2023, che è stato buttato fuori la prima curva, ne ha detti di tutti i colori a Verstappen in radio. E dopo, avanti le telecamere, no, ma dai, succede, come fare? Cioè, a me mi fa ridere questa buffonaggine. I piloti di una volta, perlomeno, le cose te le dicevano com'erano. Ora sono tutti dei lecchini che fanno i loro giochetti davanti alla telecamera per farsi vedere tanto bravi, poi senti team radio e vedi cosa succede. Leclerc con Verstappen ha detto 7 miliardi per qualsiasi minima cosa che è successa in pista. E va bene. Norris c'è e per la vittoria se la può giocare, anche se il favorito numero uno rimane Verstappen. Ragazzi, prove libere interlocutorie, non si può mai valutare la Red Bull dalle prove libere, la gente ancora lo capisce. La gente sta ancora là a pensare che la Red Bull faccia le prove libere in maniera normale. No. Nelle prove libere la Red Bull abbassa la potenza del motore, non si capisce mai quali tipi di test stia facendo, quindi per me Verstappen rimane il favorito numero uno per la vittoria finale. Certamente se la McLaren gli mette pressione, là si rischia veramente di vedere Verstappen che fa gli errori e fa i casini, no? Come dice la gente, il migliore perché sta sempre da solo in pista. Presso e vedi come sbaglia pure lui. È uscito rafforzato? No, non è uscito rafforzato perché l'opinione pubblica si è rotti i coglioni. Tutta la gente che ha inveito contro Verstappen a favore di Norris dimostra quanto la gente si è stufata di Verstappen, dei suoi atteggiamenti, dei suoi modi di fare. Quindi ora lui dice non gli interessa, va avanti per la sua strada, ma prima o poi dovrà fare i conti con queste cose. Il pubblico lo inizierà a fischiare, inizierà ad andargli contro. Parliamo di Perez, perché ragazzi anche Perez non è che abbia girato male, eh? Quando ho detto io Perez tornerà competitivo appena la Red Bull ci avrà voglia. Non ha girato male Perez. Devo anche dire che la Red Bull, ma come la McLaren, porta qualcosa di nuovo ogni gara. Porta sviluppi, porta evoluzioni. Zisalu, budget cap per chi vale e per chi no. Porta un'evoluzione ogni gara. Pensate un po' voi. Boh, non so che dirvi. È chiaro che a ridosso abbiamo visto la Mercedes. Una Mercedes che continua a confermare il suo trend. Sono solo le prove libere. Però Russell in forma, Hamilton in forma, se la macchina li sostiene anche in gara, questi sono due pericolosi. Se piove, ragazzi, perché c'è l'eventualità pioggia, e là pure Russell. Pure Russell e Hamilton tornano competitivi per la vittoria, eh? Capiamoci. Se piove o asciutto piove, comunque Ferrari è tagliata fuori, secondo me, per la vittoria. Mentre invece Hamilton e Russell, in caso di pioggia,
Se la giocano alla pari, e con la Red Bull e con la McLaren, quindi una Mercedes da tenere fortemente sott'occhio. Toto Wolff ha detto no, siamo tornati indietro su alcuni parametri, ma era ovvio che era così, ragazzi. La Mercedes, perché ha seguito i test, tutti i test, noi l'abbiamo fatto tutti in diretta, è una macchina che ha dimostrato un ottimo passo gara e delle ottime caratteristiche. Se vai in pista e poi queste cose le perdi in una settimana, vuol dire che hai fatto qualche modifica che non ha funzionato. Tornando indietro alle specifiche di inizio stagione, è tornata ad andare forte, perché la macchina, dai test vi avevo detto, la gente mi aveva perculato. A me mi era sembrata una macchina veramente ottima, perché girava sul passo Ferrari già dai test. Poi ripeto, evidentemente delle evoluzioni che non hanno funzionato hanno portato la macchina fuori pista. Quello che è successo con la Ferrari, perché Mercedes di base poi è tornata ad essere competitivo, come ha risolto due o tre cosucce. È chiaro che sono certo Hamilton ipermotivato, ma il team valorizzerà per l'ennesima volta Russell, quindi sappiamo che Russell rischia di stare davanti a prescindere dalla bontà del pilota o no. Vedremo. Capitolo Ferrari, ragazzi, e qua si apre una piaga inevitabile. Mi sono stufato a dire, ve l'avevo detto, mi sono stufato, perché ragazzi ogni volta ci becco ed è semplice beccarci. Ferrari ha portato due vetture, quella di Sainz, che era il vecchio modello con le specifiche di inizio anno, e quella di Leclerc con le evoluzioni. La morale sapete qual è? Che sono state sempre là, anzi in parecchie situazioni Sainz è andato meglio di Leclerc. Una Ferrari che abbiamo visto all'onboard problematica, nervosa, uguale all'anno scorso. Non capisco come si faccia a dire che questa vettura è un'evoluzione di quella dell'anno scorso. C'ha le stesse caratteristiche, nervosissima, cattiva, rischia di disarcionarti, anche se non stiamo parlando di moto, di sarcionarsi nei rischi di farti girare. Non a caso Leclerc ha fatto una marea di errori. E di base macchina molto instabile, ma più quella di Leclerc che quella di Sainz. Questo mi porta a dire, abbiamo visto anche a livello cronometrico, la realtà qual è? Cosa si evince da queste prove libere? Che purtroppo Ferrari, con le evoluzioni, ha perso terreno, ha rallentato. Andava più forte con la vettura che ha portato fino a Miami che quella che ha esordito a Imola. Ve l'avevo detto io, quanti video ho fatto dicendo Ferrari è riuscito a rallentare, Ferrari è riuscito a perdere terreno. La gente non ha capito che da Miami a Imola la Ferrari non solo non è migliorata, è retrocessa. Dato che a Miami abbiamo tenuto il passo dei top team fino alla fine, siamo arrivati attaccati. A Imola abbiamo perso 7 secondi in 10 giri e nessuno se ne è accorto. E da là la Ferrari non è stata più la stessa. Ha portato altri sviluppi successivamente a Barcellona e non hanno funzionato. Cosa significa questo? Se tu inizio stagione senza gli sviluppi, sei attaccato agli avversari, anzi sei il secondo team, e poi ti perdi, significa una cosa sola: che gli sviluppi che hai fatto non vanno bene. Perché come al solito gli sviluppi Ferrari l'ha fatti con i piedi, è andata nella direzione Red Bull quando c'è una vettura concettualmente completamente diversa. E oggi la verità è venuta a galla. Io sono stato insultato, me ne sono stati detti tutti coloro, tu non capisci un cazzo, tu non hai capito, il miglioramento c'è, sei tu che non lo riesci a vedere. No, il miglioramento non c'era. Ve l'ho detto ragazzi, il miglioramento non c'era. Ferrari non è migliorata, anzi è peggiorata. E lo si vede da come prima comunque andava benino in ogni condizione, e poi non è stata più così. Perciò vi dico io, ora si sta vociferando che si vuole tornare indietro, ma Ferrari è capace anche che non la fa sta cosa e continua a girare con gli aggiornamenti per non sentirsi dire che hanno fatto una cazzata. Ma la verità l'abbiamo vista in pista, Ferrari era meglio senza gli aggiornamenti. Era più forte, era più pimpante, era più guidabile, era più stabile. Gli aggiornamenti l'hanno solo estremizzata e l'hanno fatta diventare come la SF23 dell'anno scorso in gara, inguidabile. Quindi questo mi porta a dire per l'ennesima volta, ragazzi, fidatevi di chi la Formula 1 la segue, non è un tecnico, io non lo sono, però tante cose le intuisce prima e ve l'ho sempre detto, ho fatto dei video, stanno sul canale, Ferrari è peggiorata. E anche ridendo vi ho detto, speriamo che non aggiorna più, perché se Ferrari continua a aggiornare peggioriamo. Detto questo ragazzi, morale della favola, dobbiamo capire adesso anche Aston Martin, che ha portato ben poco, si parlava di sta versione B che non si è vista e anzi le prestazioni sono state le medesime. A sto punto ragazzi è capace anche che Aston Martin la dia sulla stagione completamente, pensa all'anno prossimo, ma non penso che Alonso continui a correre così a cuor leggero con una macchina del genere, voglio essere sincero. Alonso vuole una macchina competitiva sempre, è un animale da gara. E non gli puoi dire, devi aspettare un anno o due, cioè 42 anni, che deve aspettare? Lui vuole correre, vuole avere la macchina top, altrimenti si ritira. E quindi questo è il discorso. Voglio commentare al volo anche la probabilità che Sainz vada in Alpine molto alta con i motori Mercedes.
Ragazzi, avrebbe preso due piccioni con una fava Sainz, perché voleva andare in Williams per il motore Mercedes. Va in Alpine, team ufficiale, con dietro le spalle un grande costruttore, con Briatore, che è una persona che sappiamo che se ci si mette si impegna e fa le cose bene, con un gran motore, quindi potrebbe fare la scelta giusta Sainz. Io vedo un Alpine che sicuramente recupererà posizioni nei prossimi anni e tornerà a combattere per i podi, forse pure per le vittorie, perché quella è stata sempre la sua dimensione. Quindi vediamo un po' cosa succede, ragazzi, ma francamente a me la Ferrari mi ha lasciato davvero a bocca aperta. Speravo mai di dover vedere una cosa del genere. Siamo l'unico team al mondo che riusciamo a peggiorare la macchina. Ciao, Guagliò. Whoa, whoa, whoa.